L'Istituto Fisioterapico Città di Trieste di Piazza San Giovanni 1 a Trieste presenta Buonasera, bentornati a questo nostro spazio dedicato alla medicina specialistica, 12 minuti medicina tutte le settimane. Prosegue questo nostro viaggio tra ortopedia e fisioterapia. È venuto a trovarci oggi il dottor Paolo Esopi, chirurgo e specialista in ortopedia e traumatologia. Esattamente, buonasera. Benvenuto. La ringrazio. Allora, ortopedia e fisioterapia spesso vanno di pari passo. Questa sera con lei volevo parlare di protesi dell'anca, che è un problema ricorrente e frequente, no? Lei è anche primario del reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Dolo. Sì. Il problema dell'artrosi dell'anca è un problema molto frequente e molto sentito, tant'è vero che in Italia c'è un aumento percentuale di circa il 5% all'anno degli impianti protesici, cioè le sostituzioni protesiche dell'anca per artrosi, anche perché aumenta l'esigenza e la qualità della vita e i materiali protesici danno delle garanzie attuali che sono molto migliorate rispetto a quello che poteva essere solamente 10-15 anni fa. Quindi è un problema molto sentito, una cosa molto quotidiana in tutti i reparti di ortopedia. Io mi occupo prevalentemente di chirurgia protesica maggiore, quindi la chirurgia protesica dell'anca e del ginocchio anche, ma prevalentemente dell'anca, e vedo che c'è un aumento costante appunto di richiesta dei pazienti per questo tipo di problematica. Ma è uno stile di vita? Perché allora, lei riceve presso una struttura che è la Fisioterapia Città di Trieste, qui a Trieste, no? Problema all'anca e fisioterapia. Uno arriva ad avere questa problematica, a dover intervenire perché? Questione di età? Questione Ma di... no, l'età non c'entra, cioè chiaramente aumentando l'età aumenta anche la possibilità, la percentuale di pazienti che sono affetti da questo tipo di patologia, però attualmente ci sono anche pazienti giovani che hanno bisogno di questo tipo di sostituzione protesica, di questo tipo di intervento, che però non è un intervento come si spera, cioè non è una malattia come Spesso si ritiene, esattamente sì. si pensa dovuta a una questione ereditaria. È una questione proprio con delle caratteristiche tali per cui si rovina l'articolazione, la giuntura, si arrugginisce in parole povere e per cui la necessità di dover mettere una protesi riguarda anche pazienti giovani. Io il paziente più giovane che ho operato aveva 18 anni e opero frequentemente pazienti intorno ai 30-40 anni. Diciamo che l'età maggiormente interessata da questo tipo di patologia è dai 65 anni in su, però anche i giovani sono soggetti a questo tipo di problematica che necessita di un intervento chirurgico. Allora, dottore Esopi, può essere utile eseguire dei trattamenti fisioterapici prima dell'intervento chirurgico? Sì, dobbiamo distinguere due cose. In fase molto precoce si possono e sono auspicabili dei trattamenti fisioterapici che hanno l'obiettivo di migliorare la qualità del dolore e quindi migliorare la qualità di vita e prolungare il periodo di benessere, cioè di intervallo libero, nel senso di avere una vita attiva, funzionale, sociale, sportiva, completa con della fisioterapia nelle fasi precoci. Cosa significa? Significa che alla comparsa dei primi sintomi, che molto spesso sono subdoli, sono strani, perché i pazienti riferiscono all'inizio o un dolore alla schiena, una lombalgia o un dolore all'anca e chiaramente bisogna fare una valutazione clinica di qual è il problema, accompagnata successivamente da accertamenti strumentali che sono normalmente delle semplici radiografie. In casi eccezionali e mirati si possono fare esami strumentali più approfonditi, quali risonanze o TAC, però una radiografia è assolutamente D'obbligo. sufficiente, oltre che d'obbligo, ma sufficiente e nelle fasi iniziali sono
la fisioterapia è indicata. La fisioterapia in questo caso è... Ecco, quali sono le tecniche che più si prestano? Sono tecniche sia elettroterapiche, cioè in questi casi la magnetoterapia, che ha la proprietà di disinfiammare l'articolazione colpita, e delle tecniche kinesiterapiche, una tecnica che si chiama pompage, che aumenta lo spazio nell'articolazione, è fatta dal fisioterapista. E io ho visto nella mia esperienza nell'Istituto Fisioterapico Cesare di Trieste, ne abbiamo di esperienza di questo tipo, vediamo che l'intervallo libero, cioè lo spazio in cui un paziente tergiversa prima di fare un intervento, è sufficiente, con un'ottima soddisfazione del paziente. È chiaro che la fisioterapia non cura l'artrosi. Infatti io volevo chiederle, lenisce il dolore o prepara l'intervento? No, lenisce il dolore e quindi si ha una funzionalità articolare tale e sufficiente da non dover ricorrere subito all'intervento. È chiaro però che in fasi in cui l'articolazione è talmente rovinata, la fisioterapia è solamente un palliativo e non ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, mentre in una fase attiva, in una fase attiva della malattia in cui è indicato l'intervento chirurgico, la fisioterapia preventiva allena, se così possiamo dire, la muscolatura per una ripresa funzionale dopo l'intervento, che è molto efficace e molto precoce la restituzione a una vita sociale o lavorativa o comunque a una vita normale di quello a cui il paziente era abituato prima. Noi siamo partiti dall'anca, ecco, una protesi dell'anca, quanto dura? Ha una vita? Diciamo che non si può dire che abbia una vita, diciamo che i materiali negli ultimi 10 anni, come dicevo prima, sono migliorati in una maniera clamorosa. Si vedono attualmente le protesi che vengono revisionate, ma con materiali che sono stati progettati e applicati 15-20 anni fa e che hanno un'usura, cioè si consumano, e per cui c'è la necessità di sostituire la protesi. Con i materiali attualmente in uso, le protesi diciamo che hanno una durata limitata. Quello che secondo me si modifica è l'osso, perché l'osso è vivo, l'osso si modifica con l'età, ma le protesi sono, non dico che sono durature per sempre, però i materiali sono tali per cui la durata diciamo che è garantita per un lunghissimo periodo di tempo, ma bisogna fare una distinzione cos'è una protesi, perché la protesi è fatta da 4 componenti. Le 4 componenti sono le 2 componenti che vanno nell'osso, una nell'acetabolo, cioè nel bacino, e una componente che va nel femore, che possono avere varie forme che non sono a idea del chirurgo, ma sono varie forme standardizzate per ogni tipologia di femore, perché ogni persona, ognuno di noi ha un femore diverso dall'altro, e attualmente la tecnologia, il design delle protesi è tale per cui si adatta la protesi alla conformazione del femore e di conseguenza si ottiene un risultato migliore. Questa è la protesi. Poi la superficie d'attrito, cioè la giuntura, immaginate la giuntura della porta, il cardine, sì, della porta. Si usura, ma faccio un esempio che in laboratorio attualmente le protesi sono fatte, le superfici d'attrito sono di o ceramica o polietilene e ceramica. La ceramica, che ha avuto un'evoluzione anch'essa negli ultimi anni, ha in laboratorio un'usura lineare annua di 1 micron, quindi 1 millimetro ogni 1000 anni. Lei capisce che è un rischio che si può affrontare anche in giovane età. Il polietilene, che si associa alla ceramica, e si parla di accoppiamento soffice, mentre quell'altro è un accoppiamento duro, ha un'usura che è similare alla ceramica. Attualmente è stato addizionato con la vitamina E e quindi c'è la prospettiva, che però solo la natura, la biologia, il tempo dirà se ha questa durata simile alla ceramica, però le idee dei chimici, perché in Italia c'è un grosso chimico che è un punto di riferimento mondiale per il polietilene, è tale per cui c'è una grossa ricerca e una grossa prospettiva di funzionamento eccellente anche per quel che riguarda il polietilene. Allora, dottore, abbiamo parlato di, tornando alla fisioterapia, sì, come magnetoterapia e kinesiterapia per il primo intervento. Per, sì, il dopo intervento, l'intervento di protesi all'anca? Allora, l'intervento di protesi all'anca prevede una fisioterapia che
può e dovrebbe e deve iniziare addirittura nel post-operatorio, nel pomeriggio dell'intervento. Tant'è vero che, per esempio, all'ospedale di Dolo, ma come anche in tante altre strutture, i pazienti camminano, si mettono in piedi il giorno successivo, con l'ausilio di un fisioterapista che li insegna a camminare, perché il grosso problema, secondo me, il problema principale della fisioterapia nel post-intervento è la fiducia che il paziente deve avere nella protesi che ha e nel feeling che ha con il fisioterapista. Se posso fare un esempio, i pazienti che io opero bilateralmente, ovviamente non nello stesso momento ma in due tempi diversi, hanno un recupero nella seconda protesi che è completamente dimezzato rispetto alla prima, perché sanno già qual è il feeling con il fisioterapista, sanno già quali sono i movimenti e di conseguenza la fisioterapia è fondamentale anche in quest'ottica qua. Chiaro che un paziente che per sua fortuna deve fare solo una protesi e non anche la controlaterale ha necessità di un fisioterapista che lo segue passo passo e che gli insegni a camminare, a recuperare lo schema motorio, perché se lei pensa che prima di fare una protesi non si riescono ad accavallare le gambe come siamo noi seduti ora, non si riescono ad allacciare le scarpe, non stanno seduti i pazienti o in macchina o al cinema, quindi una qualità di vita molto molto scadente, immediatamente dopo hanno un cambiamento della loro situazione che è clamoroso. Per fortuna tutti i pazienti che io ho operato hanno detto: se sapevo lo facevo prima. Perché è questo, non è tanto l'ortopedico che decide quando fare una protesi, perché la diagnosi nelle fasi conclamate è molto semplice, ma è il paziente che decide. Io sono sempre dell'idea che quando un paziente decide i risultati sono sempre eccellenti, fermo restando una buona chirurgia, e ci mancherebbe. Tornare ad una vita, tra virgolette, normale, quindi dopo un intervento di questa natura qui, è possibile? È possibile, lo si fa perché ciò avvenga. Bisogna fare un distinguo però di quello che è la vita, perché la protesi è comunque un manufatto che cerca di ricostruire un'articolazione che è stata fatta in una maniera, diciamo così, perfetta. Sì. No? Quindi il problema si pone di meno nel paziente anziano, parlo 75 sì. anni in su, anche se ci sono delle persone di 75-80 anni che sono arzillissime, eccetera, ma il problema si pone più nei pazienti giovani, che hanno ovviamente un'esigenza funzionale e di vita e lavorativa completamente diverse. La protesi va fatta una manutenzione, ma la manutenzione è molto semplice, va sorvegliata, va, nel senso che ogni anno bisogna fare una radiografia che ha il solo scopo di vedere la situazione, e bisogna raccomandare ai pazienti giovani di non fare attività sportive violente, per esempio calcio, pallavolo, sci, paracadutismo per eccesso, però una vita assolutamente normale: nuoto, bicicletta, sci da fondo, trekking, anche camminare 8 ore in montagna in salita e in discesa è assolutamente consentito, indicato e auspicabile con una protesi. Ci sono pazienti che io ho operato che giocano anche a calcio, a cui io ho detto: non devi far questo, però dice: finché dura, dura, e la mia vita è questa. Io rispetto ovviamente i pazienti, però da professionista devo avvertirli di quelli che sono i rischi. Quindi l'intervento di sostituzione protesica è un intervento che ridà una qualità di vita clamorosa, ma non con dei limiti, con delle precise direttive. È anche un impegno che uno, pensa alla fisioterapia, che magari uno... La fisioterapia nella fase iniziale è fondamentale. Poi io sono dell'opinione che andrebbe sempre ripetuto un incontro con il fisioterapista. Per dare delle impostazioni anche corrette. Per recuperare lo schema motorio o per rinforzare i muscoli che negli anni di malattia hanno perso il loro tono e che quindi hanno bisogno sempre di un nuovo stimolo per essere... In questo caso i fisioterapisti sono di estremo aiuto, perché interagiscono con il paziente ed è il paziente stesso che si rivolge a loro, anche a distanza di tempo e anche a intervalli periodici di tempo. Magari da un anno all'altro vanno dal fisioterapista alcune volte per recuperare alcune situazioni. Grazie infinite, dottor Paolo Esopi. L'appuntamento è per la prossima settimana. Proseguiremo con questo ciclo dedicato all'ortopedia e alla fisioterapia. Grazie ancora, dottore. Grazie a lei. E a presto. Grazie a tutti gli spettatori.
La trasmissione vi è stata presentata dall'Istituto Fisioterapico Città di Trieste, di Piazza San Giovanni 1 a Trieste.